Come? Personalmente la dashcam, non si vede niente, è solamente quando qualcuno mi taglia la strada. Ovviamente adesso non siamo registrati. Ah no, 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 non venite visti niente, non vi preoccupate. Non dobbiamo neanche essere ascoltati, stiamo solo dicendo che non possiamo essere registrati. No, no, tecnicamente si può essere registrati, assolutamente sì. La tutela è che non posso. Allora, non so come fa a stare in bilico, ma è l'unico punto in cui c'è un po' di luce, quindi va bene. Sembra veramente uno spaccino comunque, porca miseria, mamma mia. Il primo video che ho fatto in moto vi è piaciuto un botto, quindi fra, beccatevene un altro, no? Prima una breve trama del video, per capire bene il perché ho fatto certe cose. Siccome ho intenzione di togliere, o comunque mi piacerebbe togliere il DB Killer, perché almeno... So però che ci sono un po' di leggi che ti tirano, no, delle mazzate dietro la coppa qui. Soprattutto uno in particolare, un articolo, non mi ricordo quale, 78-79, che ti dice che il mezzo viene sequestrato e robe del genere. Poi ci sono altri articolini che ti multano per il casino, perché non è omologato. Vabbè, ok, quindi ho detto, perché non fermare la polizia e chiedere direttamente a loro a cosa vado incontro. Quindi avete capito? No? Va bene. In questo momento io sarò a Parigi. Quindi venite su Instagram se volete vedere che mi filo le baguette su. Vabbè, vai, vai, vai. Dov'è il semaforo qua? Ok. Ah, che bello. Questa strada l'avranno fatta almeno 650 volte. Mamma mia, ma come cazzo guidi? Sì, oggi è un'ottima. Ah, dovrei far benzina. C'ho un capello nella bocca. Oh mio Dio, oh mio Dio. Mamma mia, quanto vento. Ciao Kiki. Ultimamente becco un sacco di poliziotte. Un sacco. Infatti, la prossima credo di volerle fermare. La prossima volta che becco due poliziotte per strada, le fermo, giuro. Ma quello era un lampo? No, bro, impossibile. Polizia! Luca, hai sbagliato rotatoria. Era quell'altra. Non ci credo. Va bene. Ok, proviamo una cosa. Ciao, posso chiederti un'informazione? Una domanda, io ho appena preso la moto, no? Sono nuovo di questo mondo. E so che per quanto riguarda la modifica, che non si potrebbe fare dello scarico, più che altro il DB Killer, non so se hai presente. Abbiamo il collega che noi non siamo della scorrale, quindi questi dettagli così. Ok, solo per chiedere, perché ci sono tre articoli e allora volevo capire cosa c'è la differenza. Una domanda, ho la moto nuova. E volevo sapere che ho visto che ci sono tre articoli, diciamo, leggi per quanto riguarda la modifica dello scarico in cui uno può andare contro, per la modifica del togliere il DB killer. C'è quello lì che per quanto riguarda che lo scarico diventa non omologato, cos'è il 72? Non lo so, guarda, Non sai come funziona, vero? allora che scarico c'è? No, il mio è tutto omologato qui. Omologato che significa? Omologato vuol dire che MIV ci ha mandato la targhettina e ha rilasciato che Non serve tutto. Come non serve a a niente? È niente? omologato per quanto riguarda questa Sì, moto. certo. Ok, ma non è omologato per una strada. Sì, assolutamente. Benissimo, se è registrato sulla carta di circolazione, tu devi dare la carta di circolazione. Sì. Il libretto della moto. Il libretto della moto, i decibel non vengono superati dallo scarico. Fammi parlare a me, però, dammi la carta di circolazione. Non ti faccio niente. No, ci mancherebbe. Qualsiasi modifica che tu apporti alla moto, qualsiasi. Cioè adesso perché stiamo parlando di scarico, se vuoi cambiare le gomme, puoi cambiare anche le gomme, deve essere riportato qui. Però anche per la macchina sono stato fermato già da dei carabinieri che ho fatto delle modifiche legali alla macchina. Come? Solamente la dashcam, non si vede niente, è solamente quando qualcuno mi taglia la strada. Ah no, 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 non venite visti niente, non vi preoccupate. No, tecnicamente si può essere registrati, assolutamente sì. La tutela è che non posso. Non potete farmi il verbale, scusatemi. Perché io non sto pubblicando niente. Questo qui è solamente. Dobbiamo fare il verbale perché non c'è la carta di circolazione. No. Questo è l'omologazione di questa matita, ma su questa moto. Tant'è che ti dice, presumo che sia questa la moto, se non c'è Assolutamente. niente, io Sì, sono può visto la moto. vedere. Vabbè, va bene, ma mi interessa questo. Questo per me non è niente. Perché non è Questo è niente? campo strano.
perché per me questo non è, da chi è rilasciato? È dalla Mive, il produttore dello scarico. Sì, ho capito, ma non è... È certificato però, mi scusi. Sì. Anche per la macchina? Per girare sulla strada è difficile. Allora, a me interessa solo, esclusivamente questo, perché questo è rilasciato dal Ministero dei Trasporti, che è okay. Il Ministero italiano. Sì. Ok? Questo, per far sì che me lo devi mettere su questa moto, mi deve essere registrato. E dove deve essere registrato? Sulla carta di circolazione. Dove? Difficile di farti un controllo serio. Certo. Che sta alla stradale. Ma il controllo serio cosa si intende? Serio nel senso che vuoi romperti le scatole, cioè che parliamo di... Ma infatti io questo che voglio sapere, perché sono nuovo nel mondo delle navi. Una persona, ti voglio far capire, con la moto, l'assicurazione prende il veicolo e comincia a studiarlo. È quello che io chiedevo, il DB Killer è inserito, c'è, quindi lo scarico a norma rimane. Cos'è? No, no, anche l'omologazione anche delle caratteristiche, perché io mi stavo fidando su tre articoli della strada, 72, 78 e 155. Quello che a me fa più paura è il 78, che se non erro è alterazione delle caratteristiche del motore e tutto il resto. Un cavallo, due cavalli, sta... quello che ti cerchiamo di fare. Certo. Adesso tu compri una Golf, sì. Qualunque macchina. Sì. Posso rimettere dentro? Se la Golf ti dice che quello che tu vai a mettere rispetta le caratteristiche del veicolo, sì. È un qualcosa che dice la Golf, è un qualcosa che dice la Volkswagen, la Mercedes, che può dire qualunque cosa, il Ministero dei Trasporti deve decidere che quella cosa è corretta. Come lo decide, come lo stabilisce? La carta di circolazione e dice, se tu per esempio prendi la carta di circolazione, dice tutti i vari tipi di pneumatici che può montare quella macchina. Ok. Perché quella macchina è stata sottoposta a una certificazione, è stata testata in pista e viene portata. Sì. Con questa certificazione tu dovresti andare alla motorizzazione. Ok. E chiedere che la carta di circolazione venga aggiornata. Viene posta su un apposito meccanismo che ne studia le caratteristiche che fai a modificare. Ok. E con questa omologazione e l'omologazione che faranno poi, la certificazione che faranno poi al veicolo, a quel punto loro ti inseriranno nella carta di circolazione, così come i vari tipi di pneumatici sono inseriti. Certo. Che questo veicolo ha assorbito quella modifica. È una caratteristica, un dispositivo alterato questo, per quanto mi riguarda, capito? Alterato perché non è... A cosa si rischia? Anche a livello di sanzioni? Sono 69-60 euro. Perché? Ecco, io ho visto invece, e questa era la mia domanda. Non c'è assolutamente niente, non c'è. Sono solamente 60 euro, 87 euro, sono se le paghi entro 5 giorni 60. Non c'è. E questo è l'articolo? 79. Ok, e qual è quello lì dove si dice alterazione delle caratteristiche e si rischia il sequestro? Ma ha detto che non si rischia il sequestro? Non c'è più, se non c'è più c'è, allora, non c'è per quanto riguarda la marmitta, ci sarebbe nel caso delle gomme. Ah, ok. Perché la marmitta non ti crea un pericolo nella guida. Certo, le gomme assolutamente sì. Sì, sì. Quindi chi ti ferma ti può ordinare il fermo del veicolo. Allora, io ti dico un'altra cosa, ma adesso, perché tu me l'hai detto. Sì. Per me che sta marmitta non puoi essere anche originale. No, sì, ma io ho detto, c'è un sacco di confusione, ho detto meglio di voi che chiedo. Sì. Va bene, grazie. Qualsiasi modifica che tu porti alla moto, qualsiasi, ma togli una pedana. Certo. Dovresti riportarlo sulla carta di circolazione. E alla motorizzazione non te la passeranno mai. Capito? Capito com'è la storia? Incredibile. Ci tengo in particolar modo a ringraziare i tre poliziotti, forze dell'ordine, super fighi, che comunque sono stati cordialissimi con me, anche se inizialmente mi stava prendendo un po' di panico, l'avete visto in alcuni momenti quando mi hanno chiesto il libretto della roba di registrare, un attimino è venuto il panico, però sono stati gentilissimi, la registrazione si è fermata e dopo abbiamo continuato a parlare finché non è iniziato a piovere e sono tornato a casa, gentilissimi, super disponibili. Mua. Ma quindi Muso toglierà il DB Killer? Maybe yes, oppure andiamo a fermare anche i carabinieri. Però i carabinieri mi fanno un po' più paura. Anyway, nel dubbio lasciate un like, un commentino scrivendo qual è stato il vostro momento migliore, cosa voleste vedere, quello che volete. Seguitemi su Instagram perché almeno pam, mi vedete tutti i giorni lì. E noi ci becchiamo al prossimo video. Vorrei tirare un cazzotto alla telecamera ma si sfonda.